144. Che cosa accade a Pentecoste? 50 giorni dopo la sua risurrezione a Pentecoste, Gesù Cristo glorificato effonde lo Spirito a profusione e lo manifesta come persona divina, sicché la Trinità Santa è pienamente rivelata. La missione di Cristo e dello Spirito diviene la missione della Chiesa, inviata per annunziare e diffondere il mistero della comunione trinitaria. Dalla liturgia bizantina abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede. Adoriamo la Trinità indivisibile perché ci ha salvati. 145. Che cosa fa lo Spirito nella Chiesa? Lo Spirito edifica, anima e santifica la Chiesa. Spirito d'amore, egli ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta a causa del peccato e li fa vivere in Cristo della vita stessa della Trinità Santa. Li manda a testimoniare la verità di Cristo e li organizza nelle loro mutue funzioni, affinché tutti portino il frutto dello Spirito. 146. Come agiscono Cristo e il suo Spirito nel cuore dei fedeli? Per mezzo dei sacramenti, Cristo comunica alle membra del suo corpo il suo Spirito e la grazia di Dio che porta i frutti di una vita nuova, secondo lo Spirito. Infine, lo Spirito Santo è il maestro della preghiera. 147. Che cosa significa il termine Chiesa? Designa il popolo che Dio convoca e raduna da tutti i confini della terra per costituire l'assemblea di quanti, per la fede e il battesimo, diventano figli di Dio, membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo. 148. Ci sono altri nomi e immagini con cui la Bibbia indica la Chiesa? Nella Sacra Scrittura troviamo molte immagini che evidenziano aspetti complementari del mistero della Chiesa. L'Antico Testamento privilegia immagini legate al popolo di Dio. Il Nuovo Testamento, quelle legate a Cristo come capo di questo popolo, che è il suo corpo, e quelle tratte dalla vita pastorale, ovile, gregge, pecore, agricola, campo, olivo, vigna, abitativa, dimora, pietra, tempio, familiare, sposa, madre, famiglia. 149. Quali sono l'origine e il compimento della Chiesa? La Chiesa trova origine e compimento nel disegno eterno di Dio. Fu preparata nell'antica alleanza con l'elezione di Israele, segno della riunione futura di tutte le nazioni. Fondata dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice e la sua risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di salvezza mediante l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come assemblea celeste di tutti i redenti. 150. Qual è la missione della Chiesa? La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tutte le genti il regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costituisce il germe e l'inizio di questo regno salvifico. 151. In che senso la Chiesa è mistero? La Chiesa è mistero in quanto nella sua realtà visibile è presente e operante una realtà spirituale, divina, che si scorge unicamente con gli occhi della fede. 152.
Che cosa significa che la Chiesa è sacramento universale di salvezza? Significa che è segno e strumento della riconciliazione e della comunione di tutta l'umanità con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. 153. Perché la Chiesa è il popolo di Dio? La Chiesa è il popolo di Dio perché a Lui piacque santificare e salvare gli uomini non isolatamente, ma costituendoli in un solo popolo, adunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 154. Quali sono le caratteristiche del popolo di Dio? Questo popolo di cui si diviene membri mediante la fede in Cristo e il battesimo ha per origine Dio Padre, per capo Gesù Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per legge il comandamento nuovo dell'amore, per missione quella di essere il sale della terra e la luce del mondo, per fine il regno di Dio già iniziato in terra. 155. In che senso il popolo di Dio partecipa delle tre funzioni di Cristo, sacerdote, profeta e re? Il popolo di Dio partecipa all'ufficio sacerdotale di Cristo in quanto i battezzati vengono consacrati dallo Spirito Santo per offrire sacrifici spirituali. Partecipa al suo ufficio profetico in quanto con il senso soprannaturale della fede aderisce indefettibilmente ad essa, l'approfondisce e la testimonia. Partecipa al suo ufficio regale col servizio, imitando Gesù Cristo, che, re dell'universo, si fece servo di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti. 156. In che modo la Chiesa è corpo di Cristo? Per mezzo dello Spirito, Cristo, morto e risorto, unisce a sé intimamente i suoi fedeli. In tal modo i credenti in Cristo, in quanto stretti a Lui soprattutto nell'Eucaristia, sono uniti tra loro nella carità, formando un solo corpo, la Chiesa, la cui unità si realizza nella diversità di membra e di funzioni. 157. Chi è il capo di questo corpo? Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa. La Chiesa vive di Lui, in Lui e per Lui. Cristo e Chiesa formano il Cristo totale. Capo e membra sono, per così dire, una sola persona mistica. 158. Perché la Chiesa è detta la sposa di Cristo? Perché il Signore stesso si è definito come lo sposo che ha amato la Chiesa, unendola a sé con un'alleanza eterna. Egli ha dato se stesso per lei, per purificarla con il suo sangue e renderla santa e madre feconda di tutti i figli di Dio. Mentre il termine corpo evidenzia l'unità del capo con le membra, il termine sposa mette in risalto la distinzione dei due in relazione personale. 159. Perché la Chiesa è detta Tempio dello Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo risiede nel corpo che è la Chiesa, nel suo capo e nelle sue membra. Egli inoltre edifica la Chiesa nella carità, con la parola di Dio, i sacramenti, le virtù e i carismi. Da Sant'Agostino. Quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo che è la Chiesa. 160. Che cosa sono i carismi? I carismi sono doni speciali dello Spirito Santo
elargiti ai singoli per il bene degli uomini, per le necessità del mondo e in particolare per l'edificazione della Chiesa, al cui magistero spetta il loro discernimento. 161. Perché la Chiesa è una? La Chiesa è una perché ha come origine e modello l'unità di un solo Dio nella Trinità delle persone, come fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l'unità di tutti i popoli in un solo corpo, come anima lo Spirito Santo, che unisce tutti i fedeli nella comunione in Cristo. Essa ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un'unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità. 162. Dove sussiste l'unica Chiesa di Cristo? L'unica Chiesa di Cristo come società costituita e organizzata nel mondo sussiste nella Chiesa Cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui. Solo per mezzo di essa si può ottenere la pienezza dei mezzi di salvezza, poiché il Signore ha affidato tutti i beni della nuova alleanza al solo collegio apostolico, il cui capo è Pietro. 163. Come considerare i cristiani non cattolici? Nelle chiese e comunità ecclesiali che si sono staccate dalla piena comunione della Chiesa Cattolica si trovano molti elementi di santificazione e di verità. Tutti questi beni provengono da Cristo e spingono verso l'unità cattolica. I membri di queste chiese e comunità sono incorporati a Cristo nel battesimo. Noi li riconosciamo perciò come fratelli. 164. Come impegnarsi a favore dell'unità dei cristiani? Il desiderio di ristabilire l'unione di tutti i cristiani è un dono di Cristo e un appello dello Spirito. Esso riguarda tutta la Chiesa e si attua con la conversione del cuore, la preghiera, la reciproca conoscenza fraterna, il dialogo teologico. 165. In che senso la Chiesa è santa? La Chiesa è santa in quanto Dio Santissimo è il suo autore. Cristo ha dato se stesso per lei per santificarla e renderla santificante. Lo Spirito Santo la vivifica con la carità. In essa si trova la pienezza dei mezzi di salvezza. La santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e innumerevoli santi, i quali modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la sorgente della santificazione dei suoi figli, i quali qui sulla terra si riconoscono tutti peccatori, sempre bisognosi di conversione e di purificazione. 166. Perché la Chiesa è detta cattolica? La Chiesa è cattolica, cioè universale, in quanto in essa è presente Cristo. Laddove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica. Sant'Ignazio di Antiochia. Essa annunzia la totalità e l'integrità della fede, porta e amministra la pienezza dei mezzi di salvezza, è inviata in missione a tutti i popoli di ogni tempo e a qualsiasi cultura appartengono. 167. È cattolica la Chiesa particolare? È cattolica ogni Chiesa particolare, cioè la diocesi e l'eparchia, formata dalla comunità dei cristiani che sono in comunione nella fede e nei sacramenti con il loro vescovo ordinato nella successione apostolica e con la Chiesa di Roma che presiede nella carità.
168. Chi appartiene alla Chiesa Cattolica? Tutti gli uomini in vario modo appartengono o sono ordinati alla cattolica unità del popolo di Dio. È pienamente incorporato alla Chiesa Cattolica che, avendo lo Spirito di Cristo, è unito ad essa dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione. I battezzati che non realizzano pienamente tale cattolica unità sono in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa Cattolica. 169. Qual è il rapporto della Chiesa Cattolica con il popolo ebraico? La Chiesa Cattolica riconosce il proprio rapporto con il popolo ebraico nel fatto che Dio scelse questo popolo, primo fra tutti, ad accogliere la sua parola. È al popolo ebraico che appartengono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi. Da esso proviene Cristo secondo la carne. A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di Dio nell'antica alleanza. 170. Che legame c'è tra la Chiesa Cattolica e le religioni non cristiane? C'è un legame dato anzitutto dall'origine e dal fine comuni di tutto il genere umano. La Chiesa Cattolica riconosce che quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni viene da Dio. Il raggio della sua verità può preparare all'accoglienza del Vangelo e spingere verso l'unità dell'umanità nella Chiesa di Cristo. 171. Che cosa significa l'affermazione "fuori della Chiesa non c'è salvezza"? Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo capo, per mezzo della Chiesa che è il suo corpo. Pertanto non possono essere salvati quanti, conoscendo la Chiesa come fondata da Cristo e necessaria la salvezza, non vi entrassero e non vi perseverassero. Nello stesso tempo, grazie a Cristo e alla sua Chiesa, possono conseguire la salvezza eterna quanti, senza loro colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della grazia, si sforzano di compiere la sua volontà conosciuta attraverso il dettame della coscienza. 172. Perché la Chiesa deve annunciare il Vangelo a tutto il mondo? Perché Cristo ha ordinato: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo mandato missionario del Signore ha la sua sorgente nell'amore eterno di Dio, che ha inviato il suo Figlio e il suo Spirito, perché vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 173. In che modo la Chiesa è missionaria? Guidata dallo Spirito Santo, la Chiesa continua nel corso della storia la missione di Cristo stesso. I cristiani pertanto devono annunciare a tutti la buona novella portata da Cristo, seguendo la sua strada, disposti anche al sacrificio di sé fino al martirio. 174. Perché la Chiesa è apostolica? La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo costituita sul fondamento degli apostoli, per il suo insegnamento, che è quello stesso degli apostoli, per la sua struttura, in quanto istruita, santificata e governata fino al ritorno di Cristo dagli apostoli,
grazie ai loro successori vescovi in comunione col successore di Pietro. 175. In che cosa consiste la missione degli apostoli? La parola apostolo significa inviato. Gesù, l'inviato del Padre, chiamò a sé 12 fra i suoi discepoli e li costituì come suoi apostoli, facendo di loro i testimoni scelti della sua risurrezione e le fondamenta della sua Chiesa. Diede loro il mandato di continuare la sua missione dicendo: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, e promettendo di essere con loro sino alla fine del mondo. 176. Che cos'è la successione apostolica? La successione apostolica è la trasmissione, mediante il sacramento dell'ordine, della missione e della potestà degli apostoli ai loro successori, i vescovi. Grazie a questa trasmissione, la Chiesa rimane in comunione di fede e di vita con la sua origine, mentre lungo i secoli ordina per la diffusione del regno di Cristo sulla terra tutto il suo apostolato. 177. Chi sono i fedeli? I fedeli sono coloro che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti membri del popolo di Dio, resi partecipi secondo la propria condizione della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Sono chiamati ad attuare la missione affidata da Dio alla Chiesa. Tra loro sussiste una vera uguaglianza nella loro dignità di figli di Dio. 178. Come è formato il popolo di Dio? Nella Chiesa, per istituzione divina, vi sono ministri sacri che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine e formano una gerarchia della Chiesa. Gli altri sono chiamati laici. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli che si consacrano in modo speciale a Dio con la professione dei consigli evangelici, castità nel celibato, povertà e obbedienza. 179. Perché Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica? Cristo ha istituito la gerarchia ecclesiastica con la missione di pascere il popolo di Dio nel suo nome, e per questo le ha dato autorità. Essa è formata dai ministri sacri, vescovi, presbiteri, diaconi. Grazie al sacramento dell'ordine, i vescovi e i presbiteri agiscono nell'esercizio del loro ministero, in nome e in persona di Cristo Capo. I diaconi servono il popolo di Dio nella diaconia, servizio della parola, della liturgia, della carità. 180. Come si attua la dimensione collegiale del ministero ecclesiale? Sull'esempio dei 12 apostoli scelti e inviati insieme da Cristo, l'unione dei membri della gerarchia ecclesiastica è al servizio della comunione di tutti i fedeli. Ogni vescovo esercita il suo ministero come membro del collegio episcopale in comunione col Papa, diventando partecipe con lui della sollecitudine per la Chiesa universale. I sacerdoti esercitano il loro ministero nel presbiterio della Chiesa particolare in comunione con il proprio vescovo e sotto la sua guida. 181. Perché il ministero ecclesiale ha anche un carattere personale? Il ministero ecclesiale ha anche un carattere personale in quanto, in virtù del sacramento dell'ordine, ciascuno è responsabile davanti a Cristo, che lo ha chiamato personalmente, conferendogli la missione. 182. Qual è la missione del Papa? Il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. È il vicario di Cristo, capo del collegio dei vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla quale ha per divina istituzione potestà piena, suprema, immediata e universale. 183. Qual è il compito del collegio dei vescovi?
Il Collegio dei Vescovi, in comunione con il Papa e mai senza di lui, esercita anch'esso sulla Chiesa la suprema e piena potestà. 184. Come i Vescovi attuano la loro missione di insegnare? I Vescovi, in comunione con il Papa, hanno il dovere di annunziare a tutti fedelmente e con autorità il Vangelo, quali testimoni autentici della fede apostolica, rivestiti dell'autorità di Cristo. Mediante il senso soprannaturale della fede, il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa. 185. Quando si attua l'infallibilità del Magistero? L'infallibilità si attua quando il Romano Pontefice, in virtù della sua autorità di supremo pastore della Chiesa, o il Collegio dei Vescovi in comunione con il Papa, soprattutto riunito in un concilio ecumenico, proclamano un atto definitivo, una dottrina riguardante la fede o la morale, e anche quando il Papa e i Vescovi nel loro ordinario magistero concordano nel proporre una dottrina come definitiva. A tali insegnamenti ogni fedele deve aderire con l'ossequio della fede. 186. Come i Vescovi esercitano il ministero di santificare? I Vescovi santificano la Chiesa dispensando la grazia di Cristo con il ministero della parola e dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia, e anche con la loro preghiera, il loro esempio e il loro lavoro. 187. Come i Vescovi esercitano la funzione di governare? Ogni Vescovo, in quanto membro del Collegio Episcopale, porta collegialmente la sollecitudine per tutte le chiese particolari e per tutta la Chiesa insieme con gli altri Vescovi uniti al Papa. Il Vescovo a cui viene affidata una Chiesa particolare la governa con l'autorità della sacra potestà propria, ordinaria e immediata, esercitata nel nome di Cristo Buon Pastore, in comunione con tutta la Chiesa e sotto la guida del successore di Pietro. 188. Qual è la vocazione dei fedeli laici? I fedeli laici hanno come vocazione propria quella di cercare il regno di Dio, illuminando e ordinando le realtà temporali secondo Dio. Attuano così la chiamata alla santità e all'apostolato rivolta a tutti i battezzati. 189. Come partecipano i fedeli laici all'ufficio sacerdotale di Cristo? Essi vi partecipano nell'offrire, quale sacrificio spirituale gradito a Dio per mezzo di Gesù Cristo, soprattutto nell'Eucaristia, la propria vita con tutte le opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita familiare e il lavoro giornaliero, le molestie della vita sopportate con pazienza e il sollievo corporale e spirituale. Così anche i laici, dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, offrono a Dio il mondo stesso. 190. Come partecipano al suo ufficio profetico? Vi partecipano accogliendo sempre più nella fede la parola di Cristo e annunciandola al mondo con la testimonianza della vita e con la parola, l'azione evangelizzatrice e la catechesi. Questa azione evangelizzatrice acquista una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo. 191. Come partecipano al suo ufficio regale? I laici partecipano a una funzione regale di Cristo, avendo da Lui ricevuto il potere di vincere in se stessi e nel mondo il peccato, con l'abnegazione di sé e la santità della loro vita. Esercitano vari ministeri a servizio della comunità e impegnano
di valore morale le attività temporali dell'uomo e le istituzioni della società. 192. Che cos'è la vita consacrata? È uno stato di vita riconosciuto dalla Chiesa. È una risposta libera a una chiamata particolare di Cristo, con la quale i consacrati si dedicano totalmente a Dio e tendono verso la perfezione della carità sotto la mozione dello Spirito Santo. Tale consacrazione si caratterizza per la pratica dei consigli evangelici. 193. Che cosa offre la vita consacrata alla missione della Chiesa? La vita consacrata partecipa alla missione della Chiesa mediante una piena dedizione a Cristo e ai fratelli, testimoniando la speranza del Regno Celeste. 194. Che cosa significa l'espressione comunione dei santi? Tale espressione indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante, la fede, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. Alla radice della comunione c'è la carità, che non cerca il proprio interesse, ma spinge il fedele a mettere tutto in comune, anche i propri beni materiali, a servizio dei più poveri. 195. Che cosa significa ancora l'espressione comunione dei santi? Tale espressione designa anche la comunione tra le persone sante, e cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto e risorto. Alcuni sono pellegrini sulla terra, altri passati da questa vita stanno purificandosi, aiutati anche dalle nostre preghiere. Altri infine godono già della gloria di Dio e intercedono per noi. Tutti insieme formano in Cristo una sola famiglia, la Chiesa, a lode e gloria della Trinità. 196. In che senso la Beata Vergine Maria è madre della Chiesa? La Beata Vergine Maria è madre della Chiesa nell'ordine della grazia, perché ha dato alla luce Gesù, il Figlio di Dio, capo del corpo che è la Chiesa. Gesù, morente in croce, l'ha indicata come madre al discepolo con queste parole: ecco la tua madre. 197. Come la Vergine Maria aiuta la Chiesa? Dopo l'ascensione del suo figlio, la Vergine Maria aiuta con le sue preghiere le primizie della Chiesa. Anche dopo la sua assunzione in cielo, ella continua a intercedere per i suoi figli, ad essere per tutti un modello di fede e di carità e ad esercitare su di loro un influsso salutare che sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. I fedeli vedono in lei un'immagine, un anticipo della risurrezione che li attende e la invocano come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. 198. Che tipo di culto si rivolge alla Santa Vergine? È un culto singolare, ma differisce essenzialmente dal culto di adorazione prestato soltanto alla Santissima Trinità. Tale culto di speciale venerazione trova particolare espressione nelle feste liturgiche dedicate alla Madre di Dio e nella preghiera mariana, come il Santo Rosario, compendio di tutto il Vangelo. 199. In che modo la Beata Vergine Maria è l'icona escatologica della Chiesa? Guardando a Maria, tutta santa e già glorificata in corpo e anima, la Chiesa contempla in lei ciò che essa stessa è chiamata ad essere sulla terra e quello che sarà nella patria celeste. 200. Come si rimettono i peccati? Il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati è il battesimo. Per i peccati commessi dopo il battesimo, Cristo ha istituito il sacramento della riconciliazione o penitenza, per mezzo del quale il battezzato
è riconciliato con Dio e con la Chiesa. 201. Perché la Chiesa ha il potere di perdonare i peccati? La Chiesa ha la missione e il potere di perdonare i peccati perché Cristo stesso glielo ha conferito. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. 202. Che cosa si indica con il nome carne e qual è la sua importanza? Il termine carne designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità. La carne è il cardine della salvezza. Infatti noi crediamo in Dio creatore della carne. Crediamo nel Verbo fatto carne per riscattare la carne. Crediamo nella risurrezione della carne, compimento della creazione e della redenzione della carne. 203. Che cosa significa risurrezione della carne? Significa che lo stato definitivo dell'uomo non sarà soltanto l'anima spirituale separata dal corpo, ma che anche i nostri corpi mortali un giorno riprenderanno vita. 204. Qual è il rapporto tra la risurrezione di Cristo e la nostra? Come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così Egli stesso risusciterà tutti nell'ultimo giorno, con un corpo incorruttibile. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. 205. Con la morte che cosa succede al nostro corpo e alla nostra anima? Con la morte e separazione dell'anima e del corpo, il corpo cade nella corruzione, mentre l'anima, che è immortale, va incontro al giudizio di Dio e attende di ricongiungersi al corpo quando, al ritorno del Signore, risorgerà trasformato. Comprendere come avverrà la risurrezione supera le possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto. 206. Che cosa significa morire in Cristo Gesù? Significa morire in grazia di Dio senza peccato mortale. Il credente in Cristo, seguendo il suo esempio, può così trasformare la propria morte in un atto di obbedienza e di amore verso il Padre. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. 207. Che cos'è la vita eterna? La vita eterna è quella che inizierà subito dopo la morte. Essa non avrà fine. Sarà preceduta per ognuno da un giudizio particolare, ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti, e sarà sancita dal giudizio finale. 208. Che cos'è il giudizio particolare? È il giudizio di retribuzione immediata che ciascuno, fin dalla sua morte, riceve da Dio nella sua anima immortale, in rapporto alla sua fede e alle sue opere. Tale retribuzione consiste nell'accesso alla beatitudine del cielo, immediatamente o dopo un'adeguata purificazione, oppure alla dannazione eterna nell'inferno. 209. Che cosa si intende per cielo? Per cielo si intende lo stato di felicità suprema e definitiva. Quelli che muoiono nella grazia di Dio e non hanno bisogno di ulteriore purificazione sono riuniti attorno a Gesù e a Maria e agli angeli e ai santi. Formano così la Chiesa del cielo, dove essi vedono Dio faccia a faccia, vivono in comunione d'amore con la Santissima Trinità e intercedono per noi. Da San Cirillo di Gerusalemme: la vita nella sua stessa realtà e verità è il Padre che attraverso il Figlio nello Spirito Santo riversa come fonte su tutti noi i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna. 210.
Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è lo stato di quanti muoiono non nell'amicizia di Dio, ma benché sicuri della loro salvezza eterna, hanno ancora bisogno di purificazione per entrare nella beatitudine celeste. 211. Come possiamo aiutare la purificazione delle anime del purgatorio? In virtù della comunione dei santi, i fedeli, ancora pellegrini sulla terra, possono aiutare le anime del purgatorio, offrendo per loro preghiere di suffragio, in particolare il sacrificio eucaristico, ma anche elemosine, indulgenze e opere di penitenza. 212. In che cosa consiste l'inferno? Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nella separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Cristo esprime questa realtà con le parole: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. 213. Come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita bontà di Dio? Dio, pur volendo che tutti abbiano modo di pentirsi, tuttavia avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto è l'uomo stesso che in piena autonomia si esclude volontariamente dalla comunione con Dio, se fino al momento della propria morte persiste nel peccato mortale, rifiutando l'amore misericordioso di Dio. 214. In che cosa consisterà il giudizio finale? Il giudizio finale, universale, consisterà nella sentenza di vita beata o di condanna eterna, che il Signore Gesù, ritornando quale giudice dei vivi e dei morti, emetterà riguardo dei giusti e degli ingiusti, riuniti tutti insieme davanti a Lui. A seguito di tale giudizio finale, il corpo risuscitato parteciperà alla retribuzione che l'anima ha avuto nel giudizio particolare. 215. Quando avverrà questo giudizio? Questo giudizio avverrà alla fine del mondo, di cui solo Dio conosce il giorno e l'ora. 216. Che cos'è la speranza dei cieli nuovi e della terra nuova? Dopo il giudizio finale, lo stesso universo, liberato dalla schiavitù della corruzione, parteciperà alla gloria di Cristo con l'inaugurazione dei nuovi cieli e di una terra nuova. Sarà così raggiunta la pienezza del regno di Dio, ossia la realizzazione definitiva del regno salvifico di Dio, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Dio allora sarà tutto in tutti nella vita eterna. 217. Che cosa significa l'Amen che conclude la nostra professione di fede? La parola ebraica Amen, che conclude anche l'ultimo libro della Sacra Scrittura, alcune preghiere del Nuovo Testamento e quelle liturgiche della Chiesa, significa il nostro sì, fiducioso e totale, a quanto abbiamo professato di credere, fidandoci totalmente di colui che è l'Amen definitivo, Cristo Signore. Parte seconda, la celebrazione del mistero cristiano. Sezione prima, l'economia sacramentale. 218. Che cos'è la liturgia? La liturgia è la celebrazione del mistero di Cristo e in particolare del suo mistero pasquale. In essa, mediante l'esercizio dell'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo, consegni, si manifesti, si realizza la santificazione degli uomini e viene esercitato dal corpo mistico di Cristo, cioè dal capo e dalle membra, il culto pubblico dovuto a Dio. 219.
Che posto occupa la liturgia nella vita della Chiesa? La liturgia, azione sacra per eccellenza, costituisce il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, insieme la fonte da cui promana la sua forza vitale. Attraverso la liturgia, Cristo continua nella sua Chiesa, con essa e per mezzo di essa, l'opera della nostra redenzione. 220. In che cosa consiste l'economia sacramentale? L'economia sacramentale consiste nel comunicare i frutti della redenzione di Cristo mediante la celebrazione dei sacramenti della Chiesa, massimamente dell'Eucaristia, finché Egli venga. Capitolo primo. Il mistero pasquale nel tempo della Chiesa. 221. In che modo il Padre è la sorgente e il fine della liturgia? Nella liturgia il Padre ci colma delle sue benedizioni nel Figlio incarnato, morto e risorto per noi, ed Egli effonde nei nostri cuori lo Spirito Santo. Nel contempo la Chiesa benedice il Padre con l'adorazione, la lode e l'azione di grazie, e implora il dono del suo Figlio e dello Spirito Santo. 222. Qual è l'opera di Cristo nella liturgia? Nella liturgia della Chiesa, Cristo significa e realizza principalmente il proprio mistero pasquale. Donando lo Spirito Santo agli Apostoli, ha concesso loro e ai loro successori il potere di attuare l'opera della salvezza per mezzo del sacrificio eucaristico e dei sacramenti, nei quali Egli stesso agisce per comunicare la sua grazia ai fedeli di tutti i tempi e in tutto il mondo. 223. Nella liturgia come opera lo Spirito Santo nei confronti della Chiesa? Nella liturgia si attua la più stretta cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. Lo Spirito Santo prepara la Chiesa ad incontrare il suo Signore, ricorda e manifesta Cristo alla fede dell'Assemblea, rende presente e attualizza il mistero di Cristo, unisce la Chiesa alla vita e alla missione di Cristo e fa fruttificare in essa il dono della comunione.